Di fronte a me ho un distributore di benzina che si trova esattamente in via dello Sferone e vi posso dire che percorrendo tutta via Messina Marine è l'unico distributore che ha il prezzo più basso rispetto agli altri. Ma il problema non è questo, perché il governo lo sapeva che doveva riaumentare la benzina. In solo 3 giorni questi signori l'hanno aumentato a 35 centesimi. E quando dovevano abbassare la benzina, l'abbassavano di 1 centesimo e di 2 centesimi. Una cosa veramente vergognosa da parte di un governo che non fa altro che rubare, sperperare soldi. Voi ve ne rendete conto che la luce è aumentata del 500%? Voi ve ne rendete conto che il gas è aumentato? Voi ve ne rendete conto che la benzina e il diesel è aumentata a dismisura in solo 3 giorni? E sicuramente ce la faranno pagare nell'arco di pochi mesi 2,50 euro al litro. Queste bestie di queste persone che ci rappresentano non gliene fotto un cazzo delle industrie, e soprattutto gli agricoltori, i commercianti, coloro che giustamente utilizzano la benzina obbligatoriamente. E oggi che cosa stiamo facendo noi italiani? Non stiamo facendo nulla. Non stiamo facendo nulla, stiamo zitti. Questi signori che ci governano, chi ci governerà? Ormai l'obiettivo qual è? Impoverire le famiglie che vivono in questo paese e noi non facciamo un cazzo. Noi non facciamo un cazzo e voi mi dite perché butto voce, perché mi sto lamentando, perché purtroppo gli italiani sono soltanto dei pecoroni che non fanno un cazzo. Noi che abbiamo lo statuto speciale la dovremmo pagare molto meno e invece la paghiamo più delle altre regioni. E questo significa vivere in Sicilia? L'hanno capito che stanno distruggendo tutto il sistema lavorativo e tutte le nostre imprese stanno scappando? È finita, ve l'avevo detto 2 mesi fa che questi signori tentavano in tutti i modi di riaumentare di nuovo la benzina e poi gliela mettiamo a chi? Di dietro alla guerra? No ragazzi, io ve l'ho detto anche lo scorso anno, questi signori ci porteranno in povertà e noi saremmo i loro schiavi e noi italiani che cosa stiamo facendo? Nulla, avete votato agli altri, non avete votato a Maurizio Castagnetta, non c'è nessuno che si può lamentare, ora sono problemi nostri, ora vi farò vedere quante aziende chiuderanno, quanti commercianti chiuderanno, quanti padri di famiglia perderanno il proprio posto di lavoro. È finita, siamo dei buffoni, siamo dei pecoroni, abbiamo permesso a questi signori di fare ciò che vuole, soprattutto nella nostra terra che si chiama Sicilia, la nostra terra si chiama statuto speciale, lo statuto speciale non è stato mai attivato da nessuno, ora siamo fottuti, è finita, ve l'avevo io già detto, ora sono problemi nostri.